Sì, ci tengo solamente a ringraziare veramente la dottoressa Stramaccioni, che conosco personalmente, so con quanta determinazione e allo stesso tempo con quanta sensibilità sta affrontando il suo compito. Per questo la ringrazio a nome di tutto, penso, il Consiglio per il lavoro che sta svolgendo. E ringrazio anche l'assessore, la sindaca chiaramente, per questa iniziativa meravigliosa che abbiamo avuto modo di vedere attraverso questo documentario, tra l'altro fatto benissimo. E devo dire quello che si evince, diciamo, al di sopra di tutto. Il fatto che appunto non sia un'iniziativa di facciata, come diceva l'assessore, no? Probabilmente nel passato ce ne sono state diverse di queste iniziative, però vedere veramente come anche attraverso il processo di formazione queste persone vedano questa esperienza non solo come un momento semplicemente per uscire fuori dal carcere, ma proprio come un'occasione di guardare al futuro con una nuova speranza. Per questo penso questa città ha veramente bisogno di iniziative di questo tipo, per cui vi ringrazio, ecco, a nome immagino di tutti quanti.